Prendete tutti una scopa e iniziamo! Signor Clopton, posso avere la sua attenzione? Scusi, Madame Kogawa. Classe! Diamo il benvenuto al nuovo arrivo alle nostre lezioni di volo. Benvenuto. Ciao. La lezione di oggi sarà dedicata al ripasso di come si manovra una scopa in sicurezza. Vi ricordo che il volo è, prima di tutto, un metodo di trasporto. Ho l'impressione che qualcuno qui l'abbia dimenticato. Non vi insegnerò a fare acrobazie e non tollererò che le facciate durante le mie lezioni. Le lasciamo ai professionisti del Quidditch, come i Toyohashi Tengu. Non ti piacciono, eh? Ora, vediamo se avete proseguito gli allenamenti durante le vacanze estive. Per chi non se lo ricorda, dovete avvicinarvi alla scopa, dire su, con voce ferma e chiara, mettervi a cavalcioni e accomodarvi bene sul sellino. Su! Grazie. Ora sta a voi. Su! Su! Su, stupido pezzo di legno! Su! Fate passare una gamba dall'altra parte. Mai tenere entrambe le gambe da un lato, o un soffio di vento vi butterà giù. E se udite un mio fischio mentre siete in volo, tornate subito a terra! Bene! Ora passiamo alla prima lezione. Attraversate volando ogni singolo anello nel cortile. Fate attenzione! Le scope sono di proprietà della scuola. Le rivoglio indietro intere! Mi ci vorrà un po' per abituarmi a questo. È fantastico! Bello equilibrio! Ottimo lavoro! Ora che hai preso dimestichezza con la scopa, vediamo come te la cavi con un esercizio un po' più difficile. Che ne dici? Il prossimo gruppo di anelli ti condurrà intorno al parco. Sarà una sfida più impegnativa. Che panorama! Salve! Bella giornata per volare! Però è divertente! Ah, la vecchia rimessa per le barche. Peccato che tu non abbia attraversato il lago al primo anno. Tanto in tanto la nostra vicina che abita sott'acqua viene a fare un saluto. Ah! Bene, ho capito come si fa. Visto come volavi attraverso quegli anelli, te la cavi piuttosto bene su quella vecchia scopa della scuola. Immagino sia ora di passare a qualcosa di un po' più stimolante. Ma forse sto correndo troppo. Ci siamo visti nella sala comune, Everett Clopton. Allora, ti va di unirti a un po' di divertimento aereo? Direi proprio di sì. Cosa avevi in mente? Una piccola deviazione, diciamo. Seguimi. Il tour sta per iniziare. Seguitemi, prego. Ora stiamo sorvolando il cortile di trasfigurazione. Sempre incantevole. Speriamo che il preside non stia bevendo un tè alla finestra. È bello vedere tutto dall'alto, vero?
Avanti, c'è il giardino su cui fanno capolino le finestre della sala comune di Tasso Rosso. Un po' claustrofobico per i miei gusti. Come fa Everett a volare così veloce? Piegati in avanti per accelerare improvvisamente. È molto comodo per sfuggire da una situazione difficile. Ora sì che ci siamo! Non è che per caso sei in parte ippogrifo? Ed ecco sotto di noi il celebre ponte! Si pensi a tutta la magia necessaria per tenerlo in piedi. Ecco la guferia! Bella architettura, eh? Consigli sul volo e un tour guidato di Hogwarts. Gran bella gita, Everett! Fischietto della Kogawa! Il nostro giretto è finito! Sarà meglio tornare indietro di corsa! Proviamoci a restituire le scope. Smonta qui! E voi due dove siete stati? Oh, salve, professoressa. Stavamo solo facendo un po' di pratica. Non aver seguito le mie istruzioni costerà entrambi un bel po' di punti. Signor Clopton, sono molto delusa. Sei ancora qui per... Ma... Perché non mostri il dovuto rispetto né a te stesso né alla tua scopa? Professoressa... Ora basta! Per oggi la lezione è finita. Quanto a te... Farai meglio a mettere un po' di giudizio per il futuro. Su, su. Hai volato piuttosto bene. Mi dispiace per quella faccenda con la Kogawa, ma devi ammettere che il panorama meritava. È valsa la pena di perdere qualche punto per quella deviazione. Sembri a tuo agio su una scopa. Scommetto che con un modello migliore batteresti Imelda a mani basse. È la cocca della Kogawa. Se avessi una scopa tutta mia, potrei darle una lezione anch'io. Odio dover restituire la scopa dopo la lezione. Forse farei meglio a comprarmene una mia. Se puoi, dovresti. Vorrei poterlo fare io. Ti consiglio di fare un salto da Albi Weeks a Hogsmeade. Cerca sempre qualcuno per collaudare i nuovi modelli. Terrò gli occhi al cielo per vederti passare. Se solo potessi permettermi la nuova scintilla di luce di Spint Witches, sarebbe già mia! Mi piace, Madama Kogawa. Sto prendendo ripetizioni da lei dopo lezione. Ammetto però che è un po' rigida quando si tratta di sicurezza in volo. Vorrei pianificare la nostra visita in biblioteca. Com'è andata? Se hai voglia di esercitarti con incantesimi illeciti, troviamoci fuori dall'aula di difesa contro le arti oscure. So di un posto discreto lì vicino. Io e i miei amici perdiamo la cognizione del tempo quando siamo ai tre mari. Buongiorno. Ho bisogno di aiuto con una consegna e ho pensato che la cosa potesse interessarti. Passa da me a pozioni di J. Pippin se vuoi guadagnare qualche moneta. Revelio! Raggiungimi al corridoio del settimo piano appena possibile. Conosco un posto che potrà esserti d'aiuto nei tuoi studi. Intanto, inizi a concentrarti su ciò di cui hai bisogno. Ti spiegherò meglio quando ci vedremo. Lieto di vederti. Fammi sapere se posso esserti utile in qualche modo. Cosa posso fare per te oggi? Benissimo. Non fa mai male rifornire l'inventario.
Saggia decisione. Grazie. Spero di rivederti. Addio per ora. Eccellente. Salve, signor Pippin. Le serve aiuto con una consegna? Proprio così. Uno studente capace come te non dovrebbe avere problemi a raggiungere Kimbridge. Si trova a sud di Hogwarts. Cosa dovrei consegnare? Fatima Lawang ha ordinato delle pozioni dell'invisibilità. Di solito le consegno io, ma ultimamente ogni visita da Fatima si trasforma in un litigio. Si lamenta in continuazione della qualità dei miei prodotti. Ma come faccio a mantenere l'eccellenza con tutti gli ordini che fa? Non ho il tempo di distillare. Se potessi occuparti tu di questa seccatura, sarei ben lieto di lasciare a te il compenso previsto per la consegna. Sarò felice di aiutarla con la consegna. Te ne sono immensamente grato, davvero. Ecco le pozioni dell'invisibilità che ha ordinato. Mi auguro non ti darà troppo filo da torcere. Sai, lei è una pozionante di talento. Ammetto che non mi dispiacerebbe dare una sbirciatina al suo ricettario, prima o poi. Chissà chi ci vive qui. Revelio! Revelio! Quel Pippin sarebbe dovuto già essere qui. Che sia una prova di Merlino. Revelio!
Revelio. Revelio! Asso! Revelio! Revelio! Revelio. Non so se mi troverei bene in un posto piccolo. Quel Pippin è sempre in ritardo. Madama Laueng? Ho una consegna da pozioni di J. Pippin. Manda un ragazzino a fare il lavoro al posto suo. Sempre alla ricerca di scorciatoie, quella lì. Magari le hai distillate tu queste pozioni. Ma non importa. Probabilmente sei molto più capace di lui. Come mai continua a ordinare da lui se pensa che le sue pozioni siano scadenti? Perché a quanto pare ho sempre più clienti che cercano di non farsi vedere. Chi sono io per giudicare? Ma immagina che stress! Cercare sempre di garantire prodotti di qualità. A differenza di altri negozianti, io ci tengo alla soddisfazione del cliente. Ecco le pozioni che aveva chiesto. Credi di cavartela così? Lo so che Pippin cerca sempre di imbrogliare i suoi clienti. Farebbe di tutto per risparmiare qualche galeone, anche a scapito della qualità. Non avrai uno zellino da me se prima non mi dimostri che la pozione funziona. Bevila. Non vedo il problema. Lo faccio subito. Beh, sarà meglio. Sembra aver funzionato. Beh, direi che può andare. Se la domanda di pozioni è così alta come dice, perché non cerca di agevolare una collaborazione? Magari unendo le vostre ricette e abilità. Scordatelo! Io ho faticato per arrivare fin qui. Non come quel buon a nulla che ha trovato la pappa pronta. Non permetterò che la mia intraprendenza e il mio duro lavoro vadano a suo vantaggio. Che fallisca pure! Lei ha detto che sempre più clienti cercano di non farsi vedere. Come mai? Beh, non posso parlare a nome di tutti, ma di certo i miei clienti Ashwinder avranno i loro motivi.
Fossi in te, fingerei di non aver sentito. Va bene, dirò al signor Pippin che ho consegnato le pozioni come richiesto. Ecco, bravo. Che cosa c'è in vendita? Cosa stai cercando oggi? Ottima decisione. Avrei scelto esattamente la stessa cosa. Revelio! Incendio! Stupefaccio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Incendio! Proteggo! Stupefaccio! Incendio! Stupefaccio! Incendio! Stupefaccio! Accio! Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! Maledette bestiacce. Accomodati. Se hai bisogno di pozioni curative, sappi che sono la mia specialità. Cosa posso fare per te oggi? Spero di rivederti. Addio per ora. Ho consegnato le pozioni a Fatima Laweng. Molto bene. Spero che non ti abbia creato problemi. Capisco perché non volesse andare. È stata piuttosto scorbutica. Ti ringrazio davvero per il tuo aiuto. Almeno ora è tutto sistemato. Consegnare quelle pozioni è stato più faticoso del previsto. Dovrebbe pagarmi di più per il disturbo. Gli affari sono affari, suppongo. Molto bene, ti aumenterò la paga, ma sappi che non ne sono affatto contento. Buona fortuna con le sue pozioni, signor Pippin. Abbi cura di te.
Revelio!